Inizio scoppiettante per 4 di sera, il nuovo programma di approfondimento in onda su Rete 4, dal lunedì al venerdì alle 20:30. Già alla seconda puntata, condotta da Paolo Del Debbio, si è verificato uno scontro tra il conduttore e la regia a causa di un inconveniente tecnico. Il nuovo Emilio Fede è uno dei commenti apparsi sotto al video, che è diventato subito virale sui social. Centinaia di persone hanno reagito alla sfuriata di Del Debbio andata in onda la sera del 3 settembre. Durante la puntata, si stava discutendo dello scandalo che ha coinvolto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Non solo il pubblico a casa, ma anche gli ospiti in studio sono rimasti spiazzati dall'ira improvvisa del conduttore. Al tavolo con lui c'erano Simona Malpezzi, Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi. La rabbia di Del Debbio è esplosa apparentemente a causa di un problema con l'audio. Non si sente, ha dichiarato bruscamente. Ha poi avvertito che, se la situazione non fosse stata risolta, sarebbe intervenuto lui stesso, sostituendosi agli operatori tecnici incaricati del mixer audio. Il conduttore ha minacciato di prendere il controllo del mixer e regolare personalmente i volumi. Con il suo solito tono irriverente, ha detto: "Prima che mi arrabbi seriamente, dico alla regia, non si sente, capito? Volevate il grande debutto per 4 di sera. Eccolo qui, se non sistemate, vengo io a muovere quei cosini che alzano e abbassano l'audio. Mi metto una console e faccio tutto io. Poi, già che ci sono, pulisco pure lo studio." Il video della scena è stato rapidamente caricato sui social ed è diventato virale in pochissimo tempo, ricevendo centinaia di condivisioni. Le immagini hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni hanno paragonato Del Debbio alle furiose scenate di Emilio Fede contro i tecnici del TG4, mentre altri hanno criticato il conduttore per il suo atteggiamento eccessivo. "Che maleducazione, poveri collaboratori di Del Debbio", ha commentato qualcuno. Un altro ha definito la reazione sproporzionata e ha ricordato che il programma è solo agli inizi. Deve farne decine e decine di puntate ogni sera. Persino Giuseppe Cruciani, noto per il suo stile provocatorio, è rimasto colpito dalla sfuriata di Del Debbio. Nonostante il disguido, probabilmente grazie alla scenata, la puntata è proseguita senza ulteriori problemi tecnici. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.